Quando avete scelto di fare medicina? Registro perché non, la mia brutta scrittura a prendere appunti non. Quando hai scelto di fare? Perché hai scelto di fare medicina? È una bellissima domanda. Credo di aver scelto di fare medicina alle medie. Così non presto. So. Sì. Io ho deciso l'ultimo anno superiore. Io no, l'ho deciso da subito, ho deciso di fare medicina. E non ti so spiegare perché. Secondo me. Ma allora, mio zio era medico, prozio in realtà era medico, quindi sentivo un po' i racconti di mia mamma, di mio zio che mi raccontava insomma del suo percorso, anche se è stato medico negli anni 50, quindi medico di base, completamente diverso. E, medico condotto. Medico condotto, esatto. E quindi forse avevo questa idea in testa, un po' dei racconti più che di che cos'è realmente la medicina. E poi piano piano mi sono appassionata, in più mio cugino poi ha fatto medicina, per cui mi sono sempre convinta di più, un po' per spirito familiare che altro, di fare medicina. E niente, il primo anno tra l'altro ho fatto il test per fare ingegneria. Quale? Ingegneria al Politecnico a Milano, ingegneria gestionale. Io avevo provato ingegneria chimica. Ah, ecco. Ingegneria gestionale, avevo passato il test e poi avevo saputo di non aver passato il test a medicina e lì mi sono trovata un po' un bivio. Cosa faccio? Una cosa sicura, nel senso che alla fine mi sarebbe piaciuta ingegneria, credo, non so. Alla fine è finita che ho fatto farmacia un anno e poi ho riprovato il test e sono entrata a medicina. Così. Questo penso che sia. Fai la domanda alla tua collega. Perché hai scelto? Quando è che hai scelto di fare medicina? Io ho scelto di fare medicina alle elementari. È vero, in famiglia non c'era nessun medico, ma io ero affascinata dal corpo umano. Era una cosa che mi è sempre. Esplorando il corpo umano. Tu scherzi, forse non scriverlo, però mia mamma mi aveva comprato il primo Esplorando il corpo umano e avevo iniziato a costruire i modellini con tutti gli organi. Massi ha detto, mi raccomando non dirlo perché fa pena, e ho detto vabbè, io lo dico perché è la verità. Perché è bello. Mia mamma aveva comprato. Eravamo andate appunto in edicola e lei mi aveva comprato le prime serie, insomma io mi ero appassionata tantissimo e negli anni ho coltivato sempre di più questa cosa, dopodiché mi sono avvicinata sempre di più ed ero sempre più convinta perché mio papà ha cominciato ad avere dei problemi al cuore, quindi è diventato un po' il mio organo preferito, il mio organo di interesse, cercavo di capire cosa fosse. È vero, facevo sempre le ricerche alle medie, alle superiori. No, è per il cuore, a me la cardiologia. E, tant'è che appunto le due. Allora, dato che c'era il test, l'alternativa sarebbe stata una cosa che non c'entrava nulla con la medicina, perché essendo il primo desiderio non sarei riuscita a fare una roba alternativa che non fosse medicina, quindi o professoressa di lettere oppure il medico. E quando sono entrata al test, in realtà non sapevo ancora che specializzazione avrei fatto, mi sono avvicinata a anestesia in un secondo periodo perché in realtà all'inizio mi piaceva tanto la cardiologia, sempre per questa cosa. Però è sempre collegata alla mio padre e alla mia famiglia il fatto della rianimazione, perché lui ha avuto un arresto cardiaco e quindi mi sono avvicinata da parente a questo mondo. Non dico che lo sto facendo per quello, anche perché l'emotività in questo lavoro ti può fregare, però diciamo che lì ho deciso che sarebbe stata la mia vocazione, punto, basta. E secondo te invece perché Giorgio ha scelto di fare anestesia? Chiediglielo. Perché hai fatto anestesia? Minchia, un po' di parto. Infatti Marcello mi ha fatto esattamente questa domanda, perché hai scelto anestesia? E io ho detto, non saprei cosa rispondere, forse è anestesia che ha scelto me, visto che credo molto nel destino. È vero, visto che credo molto nel destino, è vero, può essere una stronzata, però è vero. E io volevo fare ginecologia, ho fatto anche la tesi in ginecologia, perché mi affascinava molto, diciamo, tutto quello che di bello potevi tirar fuori dalla medicina, che alla fine era l'ostetricia, nel senso. Ginecolo, quindi tirare fuori proprio. Tirare senso fuori in maieutica. Esatto. E, no, dare la vita, che era fondamentalmente la cosa che mi piaceva. Poi vabbè, non sono con questo test nazionale, non sono entrata in ginecologia e ho pensato che alternativa potesse piacermi. E mi sono ricordata la prima volta che ho fatto il tirocinio in pronto soccorso al terzo anno di medicina, che appena sono entrata c'era un codice blu che è dopo il rosso a Pavia, nel senso io mi sono affacciata e il codice blu è tipo dopo il rosso, cioè tipo viola, morto. Esatto, cioè tipo morto, morte imminente.
E c'era questo team incredibile di persone che stava rianimando questo signore. E mi sono affascinata a tutte le cose che facevano, che sapevano con una naturalezza incredibile. Poi è morto. E poi sì, credo che il signore sia morto. Mi sa che però... il codice blu non funziona. No. Io però... ieri ho fatto codice ASA blu. 5. ASA 6. No, e quindi niente, ho pensato che potesse piacermi tutta questa parte che è molto attiva. Insomma, sei molto coinvolto, devi prendere decisioni velocemente. Mi piace molto, molto questo, molto dinamico, sì. Ma infatti anch'io l'anestesia l'ho fatta a casa, devo fare il pediatra. Esatto, a casa. Ah, ma alla fine chi fa anestesia si trova bene, bene o male, anche se non la voleva fare. C'è il pratico e tutto, quindi... Bene. Secondo te, qual è il più bel ricordo di Giulia della carriera anestesiologica? Secondo il tuo punto di vista. Qual è il tuo più bel ricordo? Secondo il tuo punto di vista. Poi secondo me è un peridurale che funziona bene. Invece qual è il più bel ricordo in realtà? È vero, la l'anestesia ostetrica. Per il momento, essendo all'inizio, so che è difficile capire qual è la nostra preferenza al secondo anno di specializzazione, però l'anestesia ostetrica e le peridurali, l'emergenza che ostetrica funzionano bene, sì, che alla fine sono effettivamente cioè, le guardie e i lavori che mi hanno dato più soddisfazione e più motivazione in questi 2 anni. Invece dal punto di vista della carriera medica, che vuol dire la carriera medica, vuol dire da quando hai iniziato a studiare fino a oggi? Il mio più bel ricordo? Rimpalliamo la palla? Quando non sai cosa rispondere, puoi fare la domanda a Giorgia. Ok, faccio la domanda a Giorgia per prendere tempo. Il più bel ricordo è la carriera medica. A te l'ha scelta lei la domanda, eh? Poteva anche fare la carriera anestesiologica. La carriera medica. Oh, vale fino a oggi. Sì, sì. Da posso quando fare una pausa per pensarci? No, mo ti tocca rispondere. Non mi potete rimpallare più di tanto. Vabbè, se vuoi mi puoi dire quello più brutto nel frattempo. Dai, quello più brutto vale l'esperienza, l'intera esperienza Covid come risposta. Sì, perché? Perché è stata l'esperienza più forte, penso, che abbia vissuto nella mia vita. In generale tutto il 2020 è stato un anno un po' particolare che mi ha messo alla prova sotto molti punti di vista. Però l'esperienza Covid... avevi il fatto di avere il tempo di conoscere i pazienti e purtroppo tante volte avere il tempo anche di salutarli, ed è stata una cosa molto, molto brutta e di cui noi non siamo abituati dal punto di vista anestesiologico, perché alla fine tu li vedi per un periodo limitato del tempo, non avendo ancora fatto la rianimazione, che probabilmente hai questa possibilità di conoscerli per più tempo. È più lenta, secondo me, però non è Però è anche, sì, è vero, però... hai, insomma, tempo di vedere il paziente, di conoscerlo, di vedere come evolve la situazione, e prima noi non avevamo mai avuto questa opportunità, e nel Covid piuttosto, cioè purtroppo, anche se non volevo, ho fatto Volpi, 2 mesi, e niente, il fatto di continuare a vedere questi pazienti. Io mi attacco a questo, per l'esperienza più brutta e l'esperienza forse più bella, che si attacca anche al discorso del prendersi cura. L'esperienza più brutta di questo periodo, cioè direi che è proprio stata l'esperienza del Covid, perché oltre a distruggere la nostra progettualità quotidiana come esseri umani, che ci ha impedito praticamente di pensare a cose belle, a cose da fare per un periodo abbastanza lungo che sta continuando, ci ha anche messo davanti al fatto che siamo estremamente impotenti e che non rendi conto quando sei lì da solo, magari con l'aiuto di uno strutturato che forse è più abituato di te a gestire delle situazioni gravi, la riaddolciamo perché sennò dovrei dire delle cattiverie. Puoi dire, mica le metto. Beh vabbè, cioè quando c'è stato un paziente che stava morendo con il casco, che non sembrava neanche andare malissimo, era un signore di 70 anni, che tutti purtroppo mi ricordavano mio nonno, mi ricordavano mio zio, quindi potevano essere i miei parenti, e niente, lui stava morendo, stava desaturando, e mi sono trovata da sola a doverlo palliare, quindi telefonare a Baciarello che mi diceva cosa fare,
e io cercare di mettere in pratica quello che non avevo mai fatto, sapendo che sarebbero stati i suoi ultimi momenti. Quindi lì è stato, cioè, penso di aver pensato a quel giorno per settimane. E, d'altra parte, un ricordo molto bello legato all'esperienza del barbiere sono stati due ragazzi, un ragazzo e una ragazza con sindrome di Down, che erano dati per spacciati perché avevano una tax score del 95%. Ho scoperto che questo ragazzo era un amico di famiglia, cioè era figlio di amici di famiglia. Quando l'abbiamo scoperto, io ho cominciato a farlo telefonare a casa con le videochiamate, tutti i giorni andavo da lui e dicevo comunque ai suoi familiari, per non essere devastante ma anche per essere corretta, che comunque non si sapeva come sarebbe andato, ma lui piano piano da solo è passato dalla maschera alla reservoir, cioè dal reservoir alla mascherina, poi agli occhialini nasali e poi è andato a casa ed è tornato dalla sua famiglia. 95% di tax score. Questo fa capire quando siamo stati. Ci siamo messi a piangere tutti e due al telefono perché lui si è commosso a vedere la sua famiglia dopo 3 settimane. Io mi sono commossa perché comunque, non lo so, è stato un momento molto, molto forte. E lì appunto si è andati oltre il gesto clinico e ci si è calati nell'umanità di quei pazienti che, come ci dicevano i giornali, come ci diceva chiunque, non potevano vedere nessuno se non noi dietro una maschera. E questo. Secondo te Giorgia si è commossa? Parecchio. Penso proprio di sì. Quando? Durante il Covid, dici? Sì. Ma non lo so, dire tutti i giorni è forse un po' troppo, però diciamo la cosa più commovente. Ma la prima volta. No, la cosa più commovente è stata una signora che era con la CPAP, col casco, allettata, poco anche responsiva ad un certo punto, e io ho visto che gli suonava il cellulare. Allora ho preso, tra l'altro ero con la Madoni, che mi fa, fatti i cazzi tuoi, non lo metti bene, però ho guardato, ho visto che aveva due messaggi, gli stavano continuando ad arrivare dei messaggi, allora ho aperto il cellulare, che era una signora anziana, quindi quel cellulare ancora non ha colori, cioè così, e c'erano dei messaggi con scritto auguri, buon compleanno. E io l'ho guardata ed ero l'unica persona che potesse fare gli auguri in quel momento. No, purtroppo in. No, mi dispiace. Ero l'unica persona che in quel momento probabilmente sapeva del suo compleanno e potesse fargli gli auguri. Quindi gli ho tolto il casco, è stata lì tranquilla, gli ho fatto gli auguri e lei mi ha guardato. Spero che abbia capito che ero vicina almeno in quel momento. E basta. Non accendiamo una candelina davanti al casco, no, esatto. Quello potrebbe essere pericoloso. Esatto. Soffiamo, tanti auguri. Se tu immagini l'anestesia con, cioè, scusa, se tu devi rappresentare l'anestesia con un'immagine, un pensiero, una similitudine, una canzone, qualsiasi cosa tu voglia, come la descriveresti a un non addetto ai lavori? Per dire, c'è chi ha parlato di pilota automatico degli aerei. Io regista. Per me è regista. Bella immagine, regista, sì. C'è chi ha parlato di un fiume che deve incanalare con le dighe. Ovviamente non metto tutto nell'intervista, devo tagliare, certo. Perché sennò. Sì, vabbè, viene una. Ah, certo, perché fai tutte le cose migliori. Rimpalla alla Giulia che va la risposta subito. Esplica il regista. Per me è regista perché l'anestesista, se tu chiedi a una persona normale, non sa neanche che cazzo sia, pensa che sia l'estetista, appunto. Però questo è il mio medical, vai. No, è vero, però, cioè la gente non sa che cosa voglia dire anestesia, pensa che sia quello che ti fa dormire durante l'intervento ed è finita lì. In realtà l'anestesista è quello che sta dietro un intervento chirurgico, nella programmazione, nello svolgimento e poi nel post-operatorio. Quindi al di là dell'atto chirurgico in sé, penso che sia un lavoro molto molto impegnativo, perché preparare il paziente per arrivare a un intervento nelle migliori condizioni possibili e far andare bene un intervento a un paziente che magari ha delle comorbidità di base importanti non sia così scontato, e un regista deve mettere insieme tutti gli elementi di questo. Adesso film. Adesso col Covid il regista è diventato il protagonista del film. Esatto. Probabilmente. Esatto. Hanno scoperto qualche Kubrick. Cosa vuol dire l'anestesista? Ne riparliamo tra 2 mesi. Esatto, quando ci dimenticheranno. Invece, una qualità sul lavoro che ha Giorgia che tu vorresti copiare? Molto entusiasmo, ma no, aspetta, ascolta, non l'entusiasmo in generale, però vedo che spesso mantiene una motivazione costante, quindi anche se
c'è il giorno in cui non ci sbatti di fare niente, se si trova nella situazione in cui deve lavorare, in cui c'è un paziente a cui stare dietro, lei riesce sempre a farlo e lo fa benissimo, e lo fa per il bene del paziente. Questo lo vedo un sacco. Io delle volte cado un po' nella stanchezza, cado un po' nell'automatismo, nella non voglia di starci dietro e di arrivare fino in fondo. Quindi secondo me lei... La costanza, quindi. Sì, è molto costante. Io ho dei giorni in cui... Che è una faccia di cazzo. Cosa copi da Giulia? L'essere riflessiva. È molto riflessiva la Giulia, che può essere un pregio e un difetto in tante cose, perché a volte ti incasina un pochino, però in realtà è bello che lei ci pensa sempre un pochino di più, secondo me, alle cose, ed è una qualità che mi piacerebbe avere, perché sono un po' troppo istintiva su tante cose, e anche dal punto di vista lavorativo mi capita di avere questa cosa che poi magari ti fa cadere nella fretta di fare le cose. Invece lei, secondo me, è una che ci pensa, riflette, e questa cosa è molto detta bella. Così sta descrivendo una rianimatrice, tutti sta descrivendo come persona da sala. E quello. E invece un difetto che ha Giulia. Dai, che oggi mi faccio scannare. No, quindi cattiva. È difficile trovare difetti. Aspetta, è vero. Beh, in realtà è correlato un pochino al pregio, nel senso, il fatto di essere troppo riflessiva a volte può diventare un po' pesante, ma non pesante con me, nel senso che riflettendo così tanto su alcune cose poi riesce a capire dei particolari che magari le persone che la vedono un po' meno non li colgono fino in fondo, e quindi ti fai un sacco di paranoie magari su cose che potresti prendere un pochino un po' più troppo. Leggera. Esatto, che però non è neanche un rimuginare troppo è un difetto, secondo me. Invece quale difetto troviamo a Giorgia? Un difetto di Giorgia è che fondamentalmente rimarrà sempre l'amore per l'ostetrice. Io voglio che resti un anestesista. Posso dirlo questo? Ti senti di dirlo? Sì. Sì, perché di difetti io sinceramente sul lavoro non ne... No, non ne ho trovati. No, in generale, non sul lavoro. Sul lavoro? Ah, sul lavoro. Vabbè, sì, però ci sta. No, io sul lavoro... Ma sul serio, poi magari mi verrà in mente qualcosa, mi però mi incazzo troppo. Ma neanche, perché sul lavoro non ti incazzi, cioè nel senso, quando devi lavorare non stai lì ad incazzarti. No, non ci incazziamo troppo, no. Dobbiamo incazzare come si incazza Bonetti. No, vabbè, ma se ti incazzi, a parte che non crei la cosa fondamentale per un anestesista, cioè il team, se ti incazzi l'hai già rotto in partenza. Però qualche volta bisogna. Qualche volta sì, ma farlo a cazzo perché un infermiere non ti fa il prelievo non ti serve a niente, secondo me. Però devi capire perché se non ti fai il prelievo che non ne ha voglia, ti devi incazzare. Per esempio, se ti fai il prelievo perché c'è un problema logistico che ha troppo da fare, un altro discorso. La notte di ieri c'era la Giovanna, come sai, qual come la sala, una è tra la Rosa e la Giovanna, sono due che quando sono in sala ti metti le mani nei capelli. Io l'ho fatto sempre avuto. Io ho fatto. Quando avevo fatto il test al ventilatore, c'era la sala delle urgenze e la sala B di là. Aveva fatto il test a quell'altra, e quella dell'urgenza ne fa: ah, mi sono dimenticati. Ho detto: cazzo, Rosa. Ieri sera, cioè ti dico, se mi fossi incazzata ieri sera in un momento di completo caos, non sarebbe servito a niente, perché lei, allora mi sono montata il circuito dell'arteria da sola, ho fatto tutto da sola aiutando Sorrentino, abbiamo intubato io e lui. Perché hai messo la... Perché perdeva, quindi poi volevamo fare dell'emogas per vedere come andavano i lattati, abbiamo fatto tutto da soli, se Sorrentino fosse stato da solo sarebbe stato in estrema difficoltà, abbiamo smollato lei perché in quel momento era un elemento di disturbo. Carezzava la mano della paziente, le ho chiesto un termometro, questa qua era addormentata, mi ha dato il termometro per l'ascella. Cioè, ho detto: scusa, ma Giovanna, dovevo vedere se ha la febbre, come cazzo faccio a vederlo che non tiene il braccio? Cioè, allora a quel punto dici: basta. Cioè, fai team con le persone con cui in quel momento è necessario. Chi vuole rispondere prima a cosa vuol dire prendersi cura? Mi faccio scegliere. Aspetta, che io non mi ero preparata alla risposta, ovviamente. Tu ti sei preparata alla risposta? Marcello te l'ha chiesto? No, non me l'ha chiesto. Però ci ho pensato. Convivete ormai, di la verità. No, non. Loro mi fanno un nipotino entro un anno e mezzo. Aspetta, dillo. Scommettiamo? Entro un anno e mezzo, io sarei felicissima. Rimane incinta. Ma io sarei felicissima di questa cosa. Non so se siamo pronti. Comunque. Come fai da un anno e mezzo? Rimane incinta. Tu puoi rimanere incinta anche tra un anno e cinque mesi. Il matrimonio? Il matrimonio? Dopo il figlio. No, secondo me il matrimonio è anche una questione economica, quindi un attimo stabilità. C'è un sacco di gente che si è sposata a posto. Di essere zia. Anch'io in realtà. Basta ormoni, vai. Allora, dai.
provo a risponderti. Va, visto il discorso che ho fatto prima del barbieri, allora per me prendersi cura non è banale, ma significa andare davvero oltre la clinica e davvero oltre la scienza che caratterizza il nostro lavoro, perché se da un lato l'emotività e l'empatia ci possono fregare, perché è un lavoro fatto di emergenza e di urgenza e questo non ti può fossilizzare sull'empatizzare con i parenti, con i pazienti e tutto, altrimenti non vai mai avanti, però questa caratteristica per me deve essere fondamentale in un medico. Tante volte non la vedo, tante volte vedo solo degli oggetti, vedo solo degli interventi chiamati con il nome dell'organo che deve essere operato, e questo per me non vuol dire prendersi cura, vuol dire eseguire un compito puro. Noi abbiamo a che fare con delle persone, l'avranno detto in 10.000, però le persone hanno famiglie, hanno una storia, e ogni volta che noi ci troviamo in sala operatoria con un paziente che ha un tumore e deve essere operato, ricordiamoci della sofferenza che c'è stata prima e che ci sarà dopo. Noi facciamo parte di quella fetta di vita che comunque gli dà una possibilità, e dobbiamo comunque dare quel lato di umanità che loro si aspettano dal medico. Perciò andare oltre la clinica. Ricordarselo tutti i giorni. Sono d'accordo. No, voglio. Sei d'accordo, devi argomentare, però. No, allora, la cosa principale, secondo me, che vuol dire prendersi cura, ma nel senso, sì, in senso generale, è prendersi tempo con il paziente. E il tempo è una delle cose che è mancata principalmente in questo periodo di Covid, nel senso che tu non avevi il tempo fisico di capire chi avevi davanti. Purtroppo tutti i pazienti diventavano uguali, diventavano delle età, dei numeri, delle comorbidità, esatto, dei caschi che avevano, e invece loro non si meritano questo. Al di là di questa situazione di emergenza in generale, andarci a parlare col paziente, diventare, appunto, come diceva Giulia, siamo una fetta della sua storia, della sua vita, però dobbiamo esserci al 100% per loro, per cui non andare lì tanto per vedere il paziente, guardare che ASA, guardare gli esami, l'INR, la coagulazione, ma realmente cercare di comprenderlo un pochino di più. Qual è il vostro modello, come strutturato, se si può dire? Tanto questo non lo metto, è una curiosità mia, se ce l'avete, eh? Se ci avete un pezzo di uno, un pezzo di un altro. Allora, avete un registro? No. Tanto non, questa è proprio curiosità mia. Allora, non ci sono stata tanto, ma credo che una persona, ma perché è un mix di esperienza e di a livello personale, possa essere la Bridelli. Nel senso che a livello di esperienza ne sa tantissimo, è una persona comunque che studia, che si informa, non è che fa l'anestesista solo perché ha 40 anni di esperienza alle spalle, ma è una che si informa anche e studia. Tipo la vascolare l'ha iniziata da 4 anni, prima faceva la ortopedia. Ah sì? Senza eco. Anche la toracica faceva? O da sempre? Sì. E in più ha quel lato emotivo che può andare al di là della sua, che è una persona molto pacata, che non si incazza e tutto, però lei ci tiene i pazienti, cioè si va sempre a vedere le cartelle il giorno prima. È vero che non sono cartelle i pazienti, come vi ho detto prima, però può essere, secondo me, un buon compromesso. È un po' sulla falsa. Io in realtà ho 3 personaggi e dopo questa notte devo dire che me lo metto nella lista dei preferiti. Allora, per me sono Trombi, Sorrentino e la Salvadori. Sorrentino, dopo aver sorpassato la difficoltà del suo disturbo ossessivo compulsivo, lo ammette? No, non lo ammetterà mai, però stanotte mi ha dato una lezione grandissima, perché nel delirio più totale è arrivata una signora con un terzo figlio che voleva la peridurale. La mia classica risposta è stata: beh, doc, non lo mettiamo, sarà completa, adesso uscirà. Allora mi fa: ma che dici? Non glielo metti? Cos'è che non... cioè, perché non glielo devi mettere? Per quale motivo? Perché è un terzo figlio, cosa vuol dire? Noi dobbiamo darle un servizio, dobbiamo garantirle quello che le ha richiesto. Quindi questa risposta per me è stata il top. Poi, per quanto riguarda Trombi e Salvadori per l'esperienza è un po' per la cosa analoga della Bridelli, solo che adesso è tanto scazzata e quindi ce l'ha meno quell'aspetto lì. Io avevo in mente anche la Salvadori, ma non riesco a dirlo perché è troppo incazzata. Ma non è incazzata, però la Salva l'abbiamo conosciuta anche tardi. Però la Salva non è incazzata con i pazienti, non è mai incazzata con i pazienti, è incazzata con tutto quello che ci gira intorno. E se lei va da un paziente, a meno che non sia un maleducato, lei è sempre gentilissima, sempre attenta e molto sensibile alle
alle varie problematiche. No, la salva è stanca, perché poi è stata anche male questi ultimi 4 anni di nuovo, è stata giù, infatti male c'è la mamma. Ci sono tutta una serie di cose. Adesso io ho detto la Bindelli perché mi sembrava la più compensa. È più compensata la Bindelli. Esatto, la più compensata, ha un buon equilibrio. E Trombi perché nonostante ci abbia magari delle volte in cui ti può sembrare acido, ti può sembrare stronzo, alla fine lui è il giusto compromesso tra il decisionista e l'anestesista responsabile, cioè quello che comunque mette tutti al loro posto. E secondo me ci vuole un po' di... Trombi a volte non si...